Buongiorno amici di Real Team TV, oggi abbiamo un ospite molto particolare, ma molto molto benvenuto. Stiamo parlando di Nicola Porro. Aug Nicola, buongiorno. Ecco, buongiorno, ciao Maurizio. Ecco, ci siamo qui, diciamo subito, Nicola è vice direttore del giornale, conduttore di Quarta Repubblica, per non parlare della sua fantastica zuppa e così via, e ce ne sono tante di cose che fa Nicola, però è qui per presentare il padre eterno e liberale, Antonio Martino e le idee che non muoiono mai, per PM Edizioni, e questo è il suo nuovo libro che è uscito qualche mese fa, mi pare a novembre se non ricordo male, un libro carico di tante cose, di liberalismo. E il suo mentore, il suo maestro è stato Antonio Martino. Come lo ricorda? Intanto questo libro, grazie per avermi invitato, questo libro è un ricordo di Antonio Martino, e soprattutto attraverso il ricordo di Antonio Martino il ricordo di che cosa è davvero il liberalismo dal punto di vista pratico, cioè un politico che non era di professione come era Martino, un professore di economia dedicato alla politica, e con il libro ricordo che cosa vuol dire la pratica del liberalismo quando si fa politica, ma anche tanti altri principi che riguardano tutti quanti liberali. Quindi secondo me questo libro è essenzialmente un percorso di liberalismo fatto attraverso un grande personaggio come Antonio Martino. Ovviamente è un libro dedicato a lui, al suo ricordo, ma è anche molto di più, è scritto in modo spero semplice ed è rivolto a tutti quelli che magari conoscono poco sia Martino sia il liberalismo. Ecco, hai lavorato tanto con Antonio Martino e mi pare di ricordare appunto che questo libro fosse nato come un'intervista a lui, poi è successo quel che è successo e è nato questo libro, hai pensato di scrivere. È così perché difatti l'ultimo capitolo del libro è un'intervista, che è l'ultima che ho fatto a Antonio Martino, gliene ho fatte tante. Doveva essere un libro intervista per un signore che è un caso più unico che raro, ha deciso di non candidarsi più, non sono gli altri che non hanno più candidato in Parlamento, ma lui non si volle più candidare. Volevo capire che cosa l'aveva spinto a questa scelta di uscire dalla politica volontariamente, poi purtroppo poi è mancato, però l'idea era di fare un grande libro intervista. Secondo me va bene anche così, perché ho preso tanti aneddoti, tante storie della sua vita che forse lui dire mi avrebbe raccontato con un po' più di prudenza. Quindi stiamo parlando di un saggio, una riflessione sul ruolo e sulla figura dei liberali italiani. Esattamente questo, attraverso la storia di Antonio Martino, l'inizio della storia del Partito Liberale, degli anni Ottanta, i suoi errori, le alleanze, poi la nascita di Forza Italia, poi i governi di centrodestra, quelli di centrosinistra, insomma, e poi quest'ultima parte in cui Martino, come detto, aveva deciso di lasciar perdere la politica. C'era una legge molto divertente che Martino raccontava sul motivo per il quale lui non voleva fare più politica, che è una legge, diciamo, martiniana, per cui ogni legislatura, secondo lui, è peggiore di quella che la precede, e quindi dice questa legge ferrea della politica fa sì che io è meglio che stia a casa a studiare e a leggere piuttosto che fare politica. Ecco, ci puoi spiegare il concetto di libertà di scelta? Che è quello da cui nasce il libro, cioè il padre eterno e liberale vuol dire che la persona che più di tutti dovrebbe e avrebbe avuto la possibilità di decidere della nostra vita, del nostro modo di essere, del nostro modo di pensare, poteva essere il padre eterno, che ci ha fatto perfetti in tutto, ma dal suo punto di vista c'è un'imperfezione, cioè noi possiamo non credere nella sua esistenza, possiamo rinnegarlo, possiamo negarlo, possiamo bestemmiarlo. Quindi questa grande libertà di scelta che ci ha dato il padre eterno è il segno di come tutto sommato il libero arbitrio sia uno degli aspetti che rende il padre eterno appunto liberale. Ecco, tu spesso dici di regalare questo libro a un comunista. È una battuta martiniana, perché non che ci sia, che vuol dire chiunque non conosca il liberalismo attraverso le opere di Martino e anche sui punti di vista forse si potrebbe convincere della follia che fa non dire essere un liberale o non conoscerne bene le determinazioni. Questa è l'idea per cui regalate il padre eterno liberale a un comunista. Ecco, essere liberali nel vero senso della parola in Italia sarà mai possibile?
Ma individualmente è molto facile, molti di noi sono liberali, il problema dei liberali è la loro organizzazione politica, il fatto di mettersi insieme, di costruire un partito, una forza politica, e tutti oggi si dicono liberali, e questo non so se sia un vantaggio. Quello che è certo è che i genuini liberali è molto difficile che poi vadano d'accordo tra di loro, trovano sempre modi per distinguersi, ci sono tanti liberali con gli aggettivi, ecco, Martino è uno di quelli che pensa che i liberali siano senza aggettivi, non c'è il liberal socialista, il liberal democratico, il liberal libertario, cioè liberale, punto. Ecco, nel libro c'è una grossa critica al famoso, fra virgolette, reddito di cittadinanza e alla prospettiva per le future generazioni, per non parlare del gretismo poi. Sì, sono due cose che sono criticate fortemente dal pensiero liberale e da Martino, quello più genuino. Beh, il reddito di cittadinanza non vuol dire non voler criticare il reddito di cittadinanza non vuol dire non voler aiutare i più deboli, anzi tutti i liberali pensano che la crescita della ricchezza sia proprio a beneficio delle persone che meno possono e che sono nate nelle posizioni più basse. Quindi l'idea del reddito di cittadinanza è sbagliata in termini di incentivi al lavoro e possibilità di cambiare la società. E invece sul gretismo è questa nuova religione dell'ambientalismo che secondo Martino e tanti di noi è diventata una nuova religione appunto ed è un sostituto del socialismo ottocentesco. Bene, non mancano aneddoti su Berlusconi, su Montanelli e su altre figure, ma anche per non parlare di Prodi, Draghi, Monti e Tremonti. Beh sì, tutte le persone che ha incontrato Martino nella sua vita, da Monti che incontrò a Venezia, che diceva a Martino che siccome aveva fallito il comunismo, anche il capitalismo stava fallendo, si doveva andare a una terza via e Martino lo sbertucciò per questo, ha alcuni non rapporti certamente di lieci con l'allora ministro di Forza Italia Tremonti, pessimi con Prodi, insomma Martino è uno di quelli che non le mandava a dire, nel libro ci sono giudizi tranchant su molti dei personaggi importanti della politica italiana. Ecco, vorrei parlare un attimino, perché l'ho letto da qualche parte in un'intervista, che è il 110%. Sì, il 110% in realtà aveva un problema sostanziale economico che è quello di togliere ogni incentivo a spendere bene i soldi perché si danno più di quanto spendi, c'è questo elemento qui. Detto questo è stato molto utile evidentemente all'aumento della produzione industriale lorda nell'anno in cui fosse stato introdotto, ma la cosa più grave è che quando uno vuole abolire una legge non fa come ha fatto lo Stato italiano rendendo le cose più complicate e più difficili, ma decide di abolirla quella legge. Invece è il modo di fare un po' italiano per cui le cose si cancellano non dicendolo. Ecco, so che è arrivato alla terza ristampa questo libro, o forse sì, la terza ristampa e funziona molto il racconto che ne faccio attraverso i mezzi, ringrazio anche te perché in realtà poi non è uno di quei libri che le librerie adorano, metti insieme Porro e Martino, metti due liberisti, uno molto antipatico come sono io, Martino, uno comunque che aveva le sue idee, non è esattamente una di quelle cose che vanno proprio di moda nelle librerie italiane, non tutte ovviamente. E infatti si fa fatica a trovarlo nelle librerie, io dovuto comprare su Amazon. Perché... Questo da una parte mi spiace perché io adoro le librerie di prossimità, quelle sotto casa con cui parli, con il libraio e tutto, ma dall'altra è anche un elemento di libertà, se le librerie non lo vendono peggio per loro. Vabbè, sono d'accordo su questo, ovviamente. Ecco, un'altra domanda che magari non c'entra nulla, ma come vedi la possibilità di una nuova classe dirigente? Premesso che la nuova, sono dell'idea che bisogna dargli tempo e vedere cosa succede. La nuova, intendo dire la nuova che è andata al governo adesso. Ma il problema fondamentale per un liberale è che ci sia sempre la possibilità di avere una classe dirigente che sia responsabile di quello che fa e di modo che poi la prossima volta uno possa decidere e cambiarla. I grandi pasticcioni in cui non si capisce chi comanda, chi decide, quelli sono veramente il disastro, l'irresponsabilità di governi che non devono rispondere a nessuno. Quindi il tema che ci sia una nuova classe dirigente è buono nella misura in cui poi dopo qualcuno possa giudicare il suo comportamento, così come nel futuro sarà auspicabile che ovviamente non esiste un paese democratico e liberale se non c'è un'opposizione forte che possa sostituirla. Bene, vuoi parlare un pochino delle tue famose ripartenze?
Beh, ti ringrazio. Le partenze sono questi incontri fisici che faccio, e lo farò il 7 e l'8 luglio a Bari, l'ho fatto a Milano ora a gennaio, l'ho fatto l'anno scorso, è la quarta edizione, ed è il modo per portare grandi imprenditori in un teatro, in un luogo fisico, farlo incontrare con le persone che ascoltano i miei canali internet, e mettere un solo politico che è il ministro di quel settore. Questa idea è un'idea, secondo me, per rendere un po' il digitale meno virtuale. Ecco, nella tua trasmissione Quarta Repubblica, ti voglio fare i complimenti perché tenere a bada appunto personaggi, non so, come facciamo due esempi, Capezzone da una parte e Sansonetti dall'altra, non deve essere facile, e proprio per questo tu ti definisci democristiano. Sì, perché devo cercare di entro nelle case di molti italiani, e quindi è difficile in una televisione generalista avere dei punti di vista netti, come c'è invece per esempio sui miei libri, nei miei interventi sul mio sito. E in televisione sono un po' democristiano, cerco di tenere a bada le cose, come dici giustamente tu, senza si capisce bene come la penso, e lo faccio apposta, quello di far capire come la penso. Però il tema è quello di dare il senso di un equilibrio a tutti quanti. Ecco, appunto, veniamo adesso a una delle ultime domande. Il successo della tua zuppa? Ma hai fatto di parlare molto direttamente per dire quello che uno pensa, non penso che sia altro. Beh, è una grande cosa comunque, il fatto stesso che tu leggi tutti i giornali e poni i commenti così, che possono essere anche contraddittori, no? Perché non tutti devono pensare allo stesso modo. Così, però, è così. Vabbè, l'ultima domanda facciamo. Perché acquistare il tuo libro? Ma per avere un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che si definirebbe il mainstream, cioè l'onda corrente. Quello che dice Martino, quello che ha pensato Martino, è sempre stato anticonvenzionale, e secondo me una boccata di aria di anticonvenzionalità fa bene a tutti. Vabbè, amici, ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato Nicola Porro, è stato molto interessante sicuramente quello che ci ha detto. Mi raccomando, andate a comprare il libro. Avete visto che edicole, però forse in qualche edicola si può anche trovare, e a mali estremi rimane Amazon, anche come sono d'accordo con Nicola che andare in una libreria è un fascino totalmente diverso, però se non nascondono, insomma. Amici del Team TV, Nicola Porro, ciao, un caro saluto. Grazie Maurizio, grazie.